Ciao Vez, questo è il primo video di Halloween e come sempre abbiamo fatto un giretto. Quest'anno era di nuovo il 27 di settembre e ho deciso di fare un giro alla Grotta Urlante. Mi fa paurissima. Thank you.
Come sempre, una volta tornata a casa, è stato il punto di dare un'occhiata al bottino, che è più piccolo rispetto a quelli degli anni passati. Le foglie che avevo raccolto bagnate di pioggia, stando nella mia tasca e col passare delle ore, si erano tutte arricciate su se stesse mentre si asciugavano, però va bene lo stesso. Il piano è quello di tentare di rifare questo bellissimo coso. Io questi cosi qui li chiamo i di Lindy Long. Per prima cosa mi sono procurata due cerchi da ricamo e ho usato solo il pezzo interno, quello che è proprio soltanto un cerchietto di bambù. Li ho dipinti di due colori diversi, oro e rame. Tutta questa craft gira intorno a dei fogli metallici che non ho mai usato. Servono per lavorare a sbalzo, cosa che a sua volta non ho mai fatto, quindi userò quelle figurine che ci sono sul retro della confezione per capire il da farsi. Sono molto più morbidi e malleabili di quanto pensassi. Insieme ai fogli metallici mi sono procurata degli aggeggi per sbalzo, non so niente più di così, del filo d'alluminio colorato, forse anche questo filo qua d'oro, che è molto bello e luminoso, però secondo me è un po' fragile, e delle perline che secondo me somigliano un po' a delle grandi gocce d'acqua, perché il piano naturalmente è appendere sia i sassolini che le perle. Il primo passaggio è stato fare le sagome delle foglie, che ho riportato cercando di ingrandirle sul cartoncino. Questa è senza dubbio la mia preferita perché se ci guardi non è simmetrica, il lato di sinistra ha un sacco di curvette in più rispetto a quello di destra. Poi naturalmente ritaglio le sagome fatte nel cartoncino e così le ottengo tutte e quattro. Il mio piano è fare quattro volte ciascuna foglia per averne in totale 16. Spoiler, saranno troppe! Come prima cosa ho semplicemente appoggiato una delle foglie sul foglio metallico e l'ho ritagliata. Fine. È facilissimo farlo con delle forbici qualunque. Io chissà che mi aspettavo, pensavo che fosse tutto molto più complicato di così. E adesso arriva il momento veramente divertente, e cioè quello di incidere la sagoma a forma di foglia con le venature da foglia. Lato positivo, secondo me è bellissimo. A quel punto il foglio metallico comincia a luccicare con tutte le diverse inclinazioni del materiale ed è un effetto lussureggiante. Il lato negativo è che sfregare su questo coso metallico con un coso metallico produce uno dei suoni più tremendi esistenti al mondo. Però è facile perché il materiale è malleabile e riesci come a trascinare il tratto, insomma, per fare una virgola, secondo me, molto efficace. Poi con l'X-Acto Knife ho fatto un bucanino nel gambo della foglia. Un altro tentativo che ho fatto per cercare di imitare le foglie, quelle un po' seghettate, è stato quello di passare prima con uno dei cosi per sbalzo, uno degli attrezzi per sbalzo, facendo i puntini sul bordo e poi ritagliando appena fuori da lì, in modo che la sagoma in pratica avesse questa texture. E secondo me, devo dirti, un po' ha funzionato, fermo restando che il momento in cui fai le venature resta la fase preferita di tutta questa lavorazione per me. Procedo tranquilla, balzellon balzelloni, con lo scopo di fare, ripeto, 16 di queste foglie. Ho anche provato a ricalcare la sagoma con una matita sul foglio metallico. Funziona, e quindi non c'era nessuna ragione di procurarsi gli strumenti per lo sbalzo, quantomeno non per questa operazione. E così il risultato alla fine è questa foresta color ottone ed è magnifica. Pensa che roba fare una corona con ste cose. Lo so che io sono un po' una gazzaladra, quando una cosa luccica io sono già contenta. Quello che mi allarma, guardando tutto questo ben di Dio, è che il dietro sia argentato di questi fogli metallici. E mi chiedo in questa fase se alla fine la cosa non risulti in una cozzaglia di colore orrenda. Ora, io sono convinta che i cerchi siano già asciutti, quindi per cominciare l'assemblaggio metto quello piccolo a metà tra due scatole in modo che stia sospeso e io possa attaccare questo filo di metallo. Ne prendo due pezzi lunghi uguali, comincio ad arricciarne uno intorno al cerchio da ricamo e naturalmente la vernice è ancora bagnata. Quindi niente, ho dovuto aspettare il giorno dopo. Il giorno dopo, dicevo, attacco uno dei due pezzi di filo d'alluminio a mo' di diametro, alzandolo in su come una cupola, come sempre, da vedere è facilissimo, non so descriverlo. Poi faccio la stessa cosa sull'altro diametro, in modo che in pratica sopra il cerchio da ricamo si costruisca questa specie di cuffietta che mi servirà per appenderlo. Decido che in cima mi farà anche comodo un'anellina, quindi ne attacco una, perché ho questo coso che nasce come anello da tenda. Ha una molletta molto forte attaccata a un anello a sua volta molto resistente e secondo me questo sarà utile, ripeto, per appendere il di Lindy Long.
Il cerchio mi sembra ben bilanciato. Adesso attacco 4 pezzetti più o meno lunghi uguali all'altro cerchio da ricamo e comincio ad attaccarlo al cerchio da ricamo più piccolo. In questa fase avevo deciso di non stringere del tutto il filo d'alluminio e neanche di tagliare l'avanzo, perché ero incerta sul piazzamento, e infatti adesso che lo vedo nel filmato mi rendo conto che qui era tutto molto irregolare. Secondo me dopo la situazione migliora mentre aggiusto la sagoma andando. Ora ho veramente una pensata brillante, lei sentite sì le virgolette nella mia voce, e cioè di mettere un'anellina dorata a ciascuna foglia, invece di usare il foro che ho fatto. Questa cosa si è rivelata assolutamente inutile, ci ho perso un sacco di tempo e soprattutto in alcuni casi il foro che avevo fatto con l'X-Acto Knife era troppo lontano dal bordo perché ci stesse l'anellina e quindi ne ho dovuto fare un altro. Però luccica tutto, quindi secondo me il problema è limitato. Insomma, spero che non si veda tanto. Comunque, alla fine, vittoriosa, mi trovo con il mio mucchietto di foglie dorate, ciascuna con un'anellina dorata sul gambo. E adesso prendo questo pezzetto che non è raffia, non è filo di tessuto, sembra quasi cerato. È rosso, l'ho preso da Tiger però un po' di tempo fa in realtà. Il fatto che sia cerato è comodo perché tiene le cose veramente molto ferme, anche solo con un piccolo nodo. Ho preso dei pezzi da circa 60 cm e ho cominciato ad attaccare le foglie dal fondo, poi una perlina, poi di solito un'altra foglia. Mi sono lasciata un po' prendere dalla, chiamiamola, ispirazione. Peraltro sono quei momenti in cui cerchi disperatamente di replicare l'imperfetta perfezione della natura, no? Con quella casualità che però ha qualcosa di regolare in sé, che è impossibile da replicare, però ci ho provato. Con un pezzetto di filo dello stesso genere, però verdastro, forse anche un po' blu, ho fatto la stessa cosa con i sassolini. Ne ho attaccati 2 per ciascun filo e il totale dei fili coi sassi era 3. Di nuovo, cercando di fare il minimo spoiler indispensabile, secondo me alla fine il mio Dylan DeLonge è risultato un po' affollato. Ho cominciato ad attaccare i fili con le foglie e i fili coi sassolini a ciascun cerchio, cercando di gestirli a livello spaziale, a livello di peso. E questo è il momento in cui mi sono resa conto che il punto dei Dylan DeLonge è che facciano Dylan DeLonge, cioè che facciano un buon suono quando investiti dal vento e dalla brezza. Qui non c'è niente che possa fare un buon suono, come ti dimostra in modo lampante questo piccolo test. Però secondo me, almeno a livello visivo, non c'è male. Quindi a questo punto ho fatto la scommessa sul piazzamento dei vari pezzi, ho tagliato tutti i fili che avanzavano e ho fissato i nodini con un punto di colla a caldo ciascuno, perché va bene fidarsi del filo cerato, però, cioè, fino a un certo punto. Ho fatto un paio di tentativi su dove appendere il Dylan DeLonge. C'è un chiodo che ho piantato in modo veramente barbaro sul, come si chiama, lo stipite della porta del salotto, dove di solito vengono appese tutte le craft che faccio perché vengano appese, tipo le candele volanti di Harry Potter, il Dementor. Quindi anche il Dylan DeLonge ha fatto un esperimento lì, però secondo me il suo posto è proprio dietro di noi. Quello che mi ha sorpreso più di tutto è che mi piace il fatto che i fogli metallici dietro siano d'argento. Mi sembra che dia un senso molto variato a questo oggetto, che è anche sicuramente perché mi ricorda questa speciale passeggiata in una giornata che ci ha regalato un clima a 360 gradi. Ed è vero, non suona nel vento, però per qualche ragione, non so se sia un caso di ogni scarafone, però a me piace tanto, lo trovo bellissimo. Spero che piaccia anche a te, spero che ti sia piaciuta la nostra passeggiata, che ti abbia divertito questo primo video di Halloween e che tu non veda l'ora, tanto quanto me, di vedere tutto il resto. Quindi di nuovo, spero che ti sia piaciuto il video, che ti sia piaciuto il progetto e il suo risultato. Ti abbraccio e se ti va, ci vediamo domani. Ciao!